Casa grande. Dicevo. Fatti vostri. A fare i tuoi. Mica mai niente, vengo io. Signora Santina. Salve, signora, siamo collegati. Ha vinto? Ha vinto. Ha risposto subito a Piazza Grande pensando di vincere, perché io voglio vincere. Ho capito, ma chi è? Calogerine. Ah, suo figlio. Che si è arrivato? Sì. Che sei? A cavallo di Pantalone? A piedi stai venendo? Ti aspetto. Ah, sta arrivando, bene. Sì, sta arrivando Calogerino. Forse siamo qua Albertù. Sta arrivando allora, e cos'è? In macchina, com'è? Non lo so, qua l'ambretta. Non lo so, un vabbè. Passaggio. Comunque, allora, lo aspettiamo, spegniamo le luci, cosa facciamo? No, chi ha problemi, chiedo come chi è bene. Appena non lo vedono, basta che si sa cosce già subito. Ciao. Allora sta per arrivare suo figlio. Sta venendo dal Belgio, che bello. Che bello il Belgio. Ora basta cosa metta a parlare belgitano, perché io non lo capisco. Non ne capisci niente. No, non lo capisco. Poi viene Alberto. E io ne va pazzo per Alberto. Sì, suo fidanzatino. Sì, ne va pazzo. Ma io ci faccio trovare questo albero di Natale, i regali. Sarà una bella festa. Basta che mio marito un mammita a sua zia, a sua cognata, a te bacia, a sua sua, perché non le posso vedere nessuno. Ma sono arrivato! Jingle bell. È contenta, signora. Che bello. Oh, che bel Natale. Oh, che bel Natale. Che contenta, signora. Che bel Natale. Si calmi, signora. Qualche volta gli viene un colpo al cuore. Ecco. Ha visto sua moglie come salta, visto? Sì, siamo contenti tutti. Perché quando lui ha detto che veniva per Natale, e per Natale sarà una grande festa. Che bello, solo che io mi sono invitato mia sorella, e lei non vuole, siamo con le solite. Sì. Sì, doveva essere un Natale di pace, invece è un Natale di... Te. Cos'è? Perché? Dai, con sua sorella non ci mangio. No, con sua sorella non ci mangio. Ah, con suo figlio però. No, io mangio con mio figlio, perché lui con sua sorella io devo fare zacchetto. C'è Calogerino, sono da questa parte. Ah, oh, sì. Ma hanno parlato sempre di te, eh? Ciao, sì, ogni tanto vengo a trovare i tuoi genitori, faccio compagnia. Sempre a trovare i miei genitori, ma non mi trovo mai a me, io sono un belgio. Sì, lo so. Perché era Alberto? E dove è Alberto? Un è Alberto, ma è arrivato con me, un papà, ho pigliato e l'ha attaccato quei cani fuori, Ma come fuori? Come se ne cuccia? Ah, coi cani. No, non è attaccato coi cani. Ma non è vero niente. Che si inventa, perché lui è un menzognero. Sì, menzognero. Ma scusi, suo marito è qua, seduto. Non è possibile. Appunto, è quello che voglio dire. No. Scherzavo. No, papà non ha attaccato. Dai, di la verità ai tuoi genitori. Dai. Ah, cosa è successo? Di la verità. Ma siamo scenduti dall'aeroporto, dell'aereo e... Ah, all'aeroporto quindi è successo? Sì, e sì. Che è successo? Alberto me la sa, mamma. Ti ha lasciato? Ma la sa, e la distanza è scenduto dell'aereo e... E perché? Cosa è successo? C'era un euro che veniva a Cianfrusaglia e si è innamorato un euro. Ah, addirittura, ora, che cosa c'è? Ah, pure con euro se ne... Un altro ragazzo praticamente. Altro che ragazzo, era l'uomo. Ho capito. Non c'è niente da ridere, tu prima c'è di piangere, io piango. Scusa. Era tanto tempo che stavamo in Zemola, c'erano conviventi. Ah, mi dispiace. Ma con mia, dispiace. Ci mancava, finalmente sì che sono contento. Ah, è contento finalmente. Ah, se piglia la peggiortetta del paese. Sì. Io guarda, ci tenevo che lui arrivava un bel momento, no? Oh, mascola, Alberto. Vabbè, ognuno è seguito. Ma se gusta che io sono padre, gli piaceva una cosa. Ho baccato la sua, mi piace. Non dico queste cose. Sì, che me lo mangio per Natale, per Pasqua e Epifania, dove con 4 che fanno. Che se ci piace a te. Se feria, non mi interessa niente. Io ora voglio ridere, voglio passare la festa di Natale con mamma e papà. Ecco, bravo. E c'è bene, Natale, fai c'è, bene. C'è, vuol dire che mi abbraccio con lui. Ma dottoressa, non controllo sulle strade statali. Ma ascolta, ma non voglio pensare niente, mamma. Voglio passare la festa. Ecco, fai bene, non pensare a niente. C'è la festa di Natale, vero? Tanto c'hai la medaglia, cavolo. Chi si è detto la medaglia d'argento? La medaglia! C'è troppo Bergio, ora Bergio lo incoronano
Cucumaro, cucumaro. Si calmi, si calmi. Ma me calmo, me calmo. L'altra adesso, ma adesso è venerdì. Ah, venerdì e sabato. Sì, ci va alla discoteca. Ah, alla discoteca. Cosa fa il DJ? Fa su cubista. Il cubista. Fa il cubista, dove è peggio. In discoteca, che c'è di male? La gente deve arrotondare perché la miseria che gli danno di omaggio. Lui la arrotonda facendo il cubista con palo. Guadagna, non va bene. Ma guarda, io palo lo metto una lavigna. Io vado, signora, io vado. Adesso io sono troppo contenta, io ora ci vado a preparare un po' da mangiare. Ci faccio un bel brodino, sì. Che schifo, viene in Italia per il buon mangiare in Italia, il brodino. Io guarda, io quando lui viene dal Belgio ci faccio ho capito, ma chi c'è in cucina? Non lo so. Chi c'è in cucina? Ma suo marito è andato a preparare lui stavolta. Quello sa chi c'è in cucina. C'hai un sorci. Sì, un topo. No, perché c'è un topo. E ride lei. Sì, un sorci di fogne. Ho capito, ed è contenta pure. Sì, ma quando si sposta da sorci si scuove tutti i piatti. No. Ho capito, va bene. Comunque io vado a vedere perché quando lui poi viene dal Belgio ci faccio un pochettino di pastina con Dado. Ah, buonissimo, sì, sarà contento suo figlio. Te ne sei mangiato mai tu la pastina con la Dada? Sì, con la Dada. Ma la fate una doccia perché puzza come un becco. Sì, io direi che una doccina ci vorrebbe, sì. Hai i capelli un po' lanosi. Stai fettendo. Come una crepa tegnosa con i suoi capelli lunghi che c'hai. Sì, ma guarda, io tenevo la pulitezza, la tranquillità. Alla pulitezza. Alla pulitezza, sì, perché ora mi parla tutto a belgo. Va bene, buona doccia allora, buona doccia. Grazie. Oh, Omar, ti saluto. Ciao, arrivederci. Speriamo, ti faccio buon Natale. Alla prossima. Ciao. La faccia la doccia, cretino. Come all'aeroporto? Ah, siete arrivati qua in Italia e ti ho lasciato qua. E perché? Che è successo? All'aeroporto appena avete un euro. C'era un telefono. Sì, mamma, ha ragione tu, eh? Ah, ora che siete scesi in Italia. Ma scusi, Calogerino è qua. Con il nero. Calogerino. Che minchia mi sta facendo vedere? Vieni con le pantofole. Tu peggio! Ah! Mamma! Lo sai che fici che tu? Lascia tirare giù le mutande, ritorna su di me. Questa è l'unica cosa che il fisco non ci potrà rubare. Fusi che mi abbandona e nudo sulla tua donna di età. E Omar, siamo arrivati, ci siamo... Dai, ci vuole un po' di colluttorio forse. Aspetta,